Presidente, primi obiettivi del suo mandato a capo della Fondazione CRC. Beh, intanto ieri è stata una giornata molto importante, la mia nomina avvenuta all'unanimità mi ha fatto grande piacere, ha dato un segno di grande compattezza della nostra fondazione. Gli obiettivi sono quelli di portare a termine quello che è il mandato che già nel 2016 insieme all'allora presidente Gian Domenico Gentile ci eravamo dati. Il momento non è sicuramente un momento facile, arriviamo da 2 anni di pandemia, abbiamo una guerra in corso, il territorio ha bisogno di una fondazione molto unita e forte, ma noi abbiamo imparato dal presidente Gentile ad essere uniti, ad essere forti e sono certo che la grande forza economica che la nostra fondazione potrà mettere sul territorio darà un grande rilancio a tutto quello che è la nostra provincia. Si pone sicuramente come un punto di riferimento? Beh sì, noi quest'anno abbiamo approvato il miglior bilancio di sempre, 38 milioni di euro che andranno sul territorio, quindi facendo anche un grande volano, noi siamo convinti che le erogazioni che andremo a fare, ma soprattutto i progetti che andremo a creare per il nostro territorio potranno fare un enorme bene al nostro territorio. Come ci ha insegnato il nostro presidente Gian Domenico Genta, noi non dobbiamo solo pensare alle erogazioni, ma dobbiamo anche pensare a dei nuovi progetti, dobbiamo anche pensare a far crescere il nostro territorio. Noi abbiamo un bellissimo territorio, la nostra fondazione ha un grande dovere che è quello di farlo crescere sempre di più e questo è un po' quello che tutti noi abbiamo come mission per i 2 anni che avremo ancora come mandato. Lei per un anno ha sostituito e ha fatto le veci di presidente al posto di Gian Domenico Genta. Seguirà sicuramente quel filone, quella linea di indirizzo? Beh, certamente. Io già dal 2016 ero vicepresidente dell'amico Gian Domenico Genta. Purtroppo nel marzo del 2021 Gian Domenico Genta si è gravemente ammalato. L'augurio che io faccio, che tutti noi facciamo, è quello di che lui possa ritornare a vedere quello che lui aveva immaginato, quello che lui ha proposto e quello che noi cercheremo di portare avanti e di portare a termine. Avvocato Collida, lei da 6 anni è in fondazione, da ieri vicepresidente. Quali sono gli obiettivi che insieme al presidente Raviola vi ponete per i prossimi 2 anni di mandato? E così, sono 6 anni che frequento queste stanze, in realtà nei primi quattro anni sono stato un consigliere generale, quindi ho svolto il ruolo di quelli che ieri ci hanno in qualche modo onorato di diventare presidente Ezio Raviola ed io vicepresidente insieme a Capello per la zona albese e i secondi 2 anni consigliere di amministrazione. Gli obiettivi sono quelli di portare a termine i progetti che il nostro presidente Gian Domenico Genta si era posto 6 anni fa e che purtroppo non ha potuto terminare per le ragioni che tutti sappiamo. Dal 2020 avete previsto di erogare ogni anno 20 milioni di euro, mentre il bilancio approvato recentemente prevede 38 milioni di euro sul territorio per il 2022. Te lo confermo, la nostra capacità erogativa normalmente è quella dei 20-24 milioni di euro all'anno, quest'anno sarà un anno straordinario per le ragioni che il bilancio ci consente di avere e quindi si avrà una ricaduta patrimoniale sul territorio eccezionale. La Fondazione stimola un ecosistema territoriale sotto ogni profilo, quello dell'arte, quello sociale, quello dell'economia, è un vero e proprio motore di sviluppo della provincia. Vicepresidente, quest'anno si festeggiano i 30 anni delle fondazioni bancarie, la contro con Bocelli a Cuneo. Sarà un incontro importantissimo il 10 maggio al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Il maestro Bocelli, artista di fama mondiale che non devo stare io a raccontare, incontrerà tanti giovani della nostra provincia, davvero tanti. Ci sarà un momento di confronto su tanti temi estremamente interessanti, ma quello che mi fa piacere ricordare è che Bocelli, oltre ad essere un artista di fama mondiale, è anche un filantropo, ha una sua fondazione e tra Fondazione CRC e la Fondazione di Bocelli sicuramente si troverà il modo di fare qualche cosa insieme. E questo sarà il primo di tanti eventi che riguarderanno durante l'anno? Questo sarà il primo di tanti eventi che avremo durante quest'anno, ce ne saranno altri, li scopriremo cammin facendo, ma sicuramente possiamo citare tra i tanti quello che avverrà a Cuneo a breve, cioè l'inaugurazione della Città dei Talenti a Rondo Garibaldi, che è un polo dell'education che avrà secondo noi un'importanza strategica non solo per tutta la provincia ma anche oltre.
Grazie. Nulla.